Buongiorno, grazie per l'invito. Io insegno genetica ai ragazzi di scienze forestali e scienze agrarie a Potenza, come è stata Basilicata. Non ho una grande presentazione perché il tema che vorrei affrontare è un po' noioso e credo che le immagini possano addirittura appesantire ciò che andrò a dire. Vorrei partire con una breve storia. Nel 1995 me ne andai per 3 anni negli Stati Uniti, perché sentivo l'esigenza di ritornare a studiare. Mi iscrissi, anche se ero già poveretto, come dicono loro, mi iscrissi al corso di master e seguivo gli esami, i corsi, facevo gli esami. Un esercizio mi fu proposto agli studenti da parte della professoressa di fisiologia vegetale di fare un'indagine in biblioteca sugli OGM, in particolare parlare di un'unica specie, di un unico evento. E guarda caso, mi sono trovato l'altro ieri sera agli appunti del 1997, dove io analizzavo l'evento MON, cioè questo mais qui, 15 anni fa, 16 anni fa. Insomma, col piglio dello studente, io ho cercato di farmi convincere, perché ero tra l'altro più aperto a quell'età anche all'innovazione, per capire quali fossero i pro e i contro, sia da un punto di vista biologico che socio-economico, ovviamente affrontare gli aspetti più biologici in questo short essay, in questo saggio che dovevamo scrivere. Bene, c'erano molti punti a favore. Feci l'analisi del rischio, no? Partendo dal laboratorio, arrivando, diciamo, sul tavolo, alla bocca, come dire, un'analisi del rischio complessiva, non frammentata come ci impongono adesso, per cui se fa male, se la coesistenza non va bene, il rischio se lo becca l'agricoltore che deve pagare l'esperto per farsi fare le analisi, no. Il rischio, le imprese responsabili, anche le grandi imprese responsabili, il rischio se lo assumono sia ecologico che sociale, dall'inizio fino alla fine, non delegano il rischio all'ultima ruota del carro, che è la più povera. Questa è una parentesi, però si diceva, questo costrutto genico, poi vedremo qual è inserito in modo preciso nel genoma del mais, a differenza del miglioramento genetico tradizionale, dove tramite gli incroci noi mescoliamo genomi, però è pur vero che incrociamo il papà con la mamma, tanto per intenderci. Ok, la tecnologia è precisa. Non è vero, si scopre dopo che non è vero, vedremo qui. 2. Il prodotto genico è una proteina identica a quella che usano in agricoltura biologica, quindi già la si usa. Qual è il problema? Ok, avevano ragione. In realtà si scopre che questo prodotto genico non si degrada come quella una volta entrata negli ecosistemi, questa proteina, la delta tossina famosa. 3. Salute dell'uomo. Guardate, una proteina appena arriva nello stomaco viene demolita dall'acido cloridrico e poi digerita nell'intestino, non entra nelle vie ematiche, non arriva al fegato. Non è vero, perché supera rumine, omaso, va a finire nel latte, insomma, e poi ce la mangiamo successivamente. 3. L'evento, diciamo, il transgene, il gene chimerico che è stato inserito per mutagenesi inserzionale nel genoma, è stabile. Da quei pochi studi fatti, una varietà di queste su 10 con questo evento è instabile, perché per legge, sapete, una varietà, una legge che non condivido io personalmente, però si dice deve essere stabile, migliore di quella precedente, uniforme ed omogenea.
stabile significa che il genoma non cambia. In realtà ogni tanto perde quel pezzo di gene e non dà nemmeno l'effetto desiderato in cambio. 3. Le resistenze alla piralide. Ci saranno piralidi che acquisiranno la resistenza? Non è vero. In realtà ci sono casi di resistenza negli Stati Uniti su cui la stessa Monsanto sta indagando senza dire niente, e dove rischia sanzioni, perché poi mettono in moto i meccanismi, no, di risarcimento gli agricoltori. 2. Ultimo punto, trasferimento genico orizzontale. Nel 2002 un ricercatore californiano trovò che un transgene si era diffuso nel centro di origine del Messico. Articolo su riviste prestigiose, sconfessato, hanno ricampionato i materiali, altre università non l'hanno trovato, adesso si scopre che c'è nel Messico ed è ampiamente distribuito questo transgene, si è diffuso nel centro di origine, quindi le razze locali da cui prendiamo i geni per il miglioramento genetico e per le culture hanno già acquisito per inquinamento pollinico questo transgene. Quindi le cose che non entro nel merito di argomenti che non conosco, ma queste cose veramente sono inquietanti. Il lavoro di Seralini ci dice che dobbiamo inquietarci, ma dobbiamo scoprire dopo 15-20 anni queste cose qui. No, io dico, nel 97 queste cose erano tutte false, oggi sono tutte vere. Vediamo un po', adesso c'è un file Word, una pagina, ho messo uno schema molto naif, mi scuso, molto semplice. Sul desktop c'è. Vediamo un po', sarò molto breve, così ci sarà più spazio per il professor Perrino che ci avrà molto. Quello lì, tavoletti, no, la tavoletta e taffetani. Uniformità. Uniformità. Ok? Qui vi riporto intanto per chi, insomma, credo che tutti abbiano studiato un po' di biologia alle scuole medie. Comunque un accenno l'hai dato tu. Il genoma è una lunga molecola, si chiama macromolecola di doppia E, di DNA, che è assimilabile a un dizionario di lingua italiana dove ci sono tante parole, dalla A alla Z, insomma, pensate, in 5 millesimi di millimetro, che è il diametro di un nucleo, ci sono 2 metri di questo filamento, su cui ci sono, nel caso dell'uomo, 6 miliardi, diversi miliardi di letterine. Quindi c'è un'informazione, questo supporto, questa molecola, è un supporto, no? È come se fosse un supporto informatico dove ci sono scritti dei messaggi. L'evento che cos'è? È un gene costruito in laboratorio che si inserisce tramite delle tecniche all'interno di questo dizionario. È come se infilassimo una parola nuova o un gruppo di una frase nuova all'interno di un discorso. Ovviamente capite bene che questo discorso, che è il genoma, si è evoluto in centinaia di milioni di anni, non, e quindi c'è stato un meccanismo di affinamento evolutivo, adattativo, dove l'ambiente interagisce continuamente, c'è un dinamismo interno, e anche durante la riproduzione delle cellule questo filamento si prolunga, è libero, è come il filo intorno, diciamo, a un supporto, no, un filo di scozia, che quando si trova sfilacciato e poi si riavvolge intorno al rocchetto, al gomitolo, e quelli sono i cromosomi quando si avvolge intorno al gomitolo. Che succede? All'interno del genoma, non in modo preciso, in modo puramente casuale, si spara questa frase che è proprio il transgene. Qui c'è, fate finta che la sequenza sono proprio le parole. Vedete cosa ha costruito in laboratorio il ricercatore? Il punto interrogativo è una cosa che non si sa, però fa parte del genoma di mais.
una linea di mais che già veniva utilizzata per il miglioramento CER. Poi c'è una sequenza che si chiama promotore, serve a promuovere quella che si chiama trascrizione, come dire, se io devo trascrivere da questo supporto la frase a quest'altro supporto uso la penna, ma perché io posso usare la penna ci vuole uno che promuova questa trascrizione, si chiama promotore. Il promotore è un pezzo di genoma, di DNA che viene isolato dal virus patogeno del cavolfiore, d'accordo? Perché è molto più potente, ecco, quando dico è molto più potente nell'attivare la trascrizione da un supporto che è il DNA e vedremo poi a un altro supporto che si chiama RNA, è come se io trascrivessi la frase Giovanni Figliuolo di qua a qui. Questo è l'obiettivo. Il promotore mi permette di fare questa trascrizione e non si usa un promotore del mais, si usa il promotore di una Ferrari che è un virus, no? Non so se mi spiego. Dice, vabbè, ma questo è un virus vegetale, ogni tanto ci mangiamo pure il cavolo col virus dentro, qual è il problema? E no, ormai la gente mangia solo soia tramite la zootecnia e il latte, mais sta in tutte le filiere, e che più? E col cotone ci facciamo la massa, gli abiti. No. La quantità, c'è un effetto quantitativo anche di queste molecole che va al di là di ciò che uno può immaginare, non c'è l'effetto diluizione che avviene anche se prendo un tossico oppure una sostanza poco gradita dagli alimenti convenzionali. Quindi. Dopodiché, qui questo promotore P35 si chiama del virus. Questo è quello che hanno dichiarato la Monsanto, se scaricate la scheda di valutazione del rischio, che ha ricevuto l'approvazione dall'Unione Europea anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Questa è la verità Monsanto. Poi c'è l'introne di una gene che codifica una proteina per la resistenza al caldo. Gli introni cosa sono? Sono delle parole che una volta trascritte, con un processo di questo tipo qui, se io trascrivo l'introne da questo supporto a quest'altro, poi c'è un meccanismo nella cellula, fa così, arriva una forbice che si chiama enzima e lo elimina. Si forma un'ansa e viene eliminata, per cui il trascritto, la frase diventa più breve rispetto a prima. Quindi questo introne sta qui e poi viene eliminato. E questo invece è il gene della proteina della delta tossina, si chiama Cri1AB. Quella chiamata BT, che poi una volta trascritta viene trasformata o tradotta nella proteina che ha l'effetto tossico sugli insetti. Bene, doveva essere un gene. Vedete, qui c'è un simbolo, una freccia. La trascrizione partiva di qui, arrivava qui, a questo punto si fermava, perché c'è un'altra sequenza che si chiama terminatore, presa questa sequenza da un altro gene che si chiama nopalina. Dopodiché dovrebbe continuare il genoma del mais, cioè questo filamento ci si inserisce dentro questa frase in un discorso già attivato, quindi interrompe un discorso in qualche modo. Bene, questa è la precisione del costrutto, questa è stata approvata dagli enti di approvazione e tutti ci abbiamo creduto. Si scopre da pochi studi indipendenti dal 2003 fino all'ultimo fatto da Bujatti nel 2008-2009, ma ce ne sono altri, non ho avuto il tempo di andarli, che intanto la stessa Monsanto ha detto, vedete, questa sequenza a destra e a sinistra è indesiderata e a me sconosciuta. È stata onesta la ditta, non ha detto che conosceva cosa c'era qui e cosa c'era. Già questo è servito nel 2003 all'Istituto Superiore della Sanità del Belgio a dire, guardate, noi sta cosa non la vogliamo, non hanno approvato l'evento come nazione, proprio perché a destra e a sinistra è il costitutore che dichiarava l'ignoranza circa cosa ci fosse. Una domanda, permettimi, quel destra e sinistra ignoto c'è già nel mais originario? No. O è comparso dopo? No, adesso dopo. Quindi noi ci becchiamo un pezzo sconosciuto. Il concetto è che quando tu
inserisci in un discorso una frase, la frase può andare a interrompere un'altra frase che aveva un senso. Infatti è stato scoperto che questo transgene si è inserito. Da un lato c'è il gene, una famiglia genica delle zeine, si è inserito in un long tandem repits di questa famiglia genica. Però tu ti aspettavi che se si è inserito qui, poi dall'altro lato questo discorso continuava. No, lì continua con un'altra storia, con un altro gene. Quindi c'è stato un evento di ricombinazione a noi ignoto, di cui non riusciamo a capire, diciamo, questo, il pezzo di alfazina dove è andata a finire. Nella struttura di questa incognita, sì, e nella funzione. Mentre a sinistra c'è un altro gene, molto importante tra l'altro per le funzioni, che è stato interrotto. Inizia la sequenza dell'esone per l'ubiquitino chinasi, sono geni che agiscono a diversi livelli. Pensate, uno pensa ai caratteri alto, basso, queste agiscono a livello di sviluppo, cioè ai diversi livelli, quindi sono geni master, quei geni che possono determinare, ma fortunatamente in questa varietà effetti fenotipici, diciamo, hanno adottato il principio di equivalenza, perché visivamente, qualitativamente, non analiticamente era equivalente agli altri. Quindi gli è andata bene, ci è andata bene da questo punto di vista qui. E non solo, vedete il promotore CAMVP35, si pensava che fosse solo il promotore, è stato scoperto che c'è qui dentro anche un gene virale, il promotore è associato a un gene per la proteina P5 del virus del mosaico del... E la lettura di questo gene avviene e non sappiamo quali prodotti genici vengono trascritti. Quindi destra e sinistra sono stati interrotti due geni diversi del mais, non sappiamo che effetto fenotipico ha a livello biochimico e molecolare. Il promotore virale è stato scoperto che non è solo il promotore, c'è anche un pezzo del gene che è una proteina multifunzionale del virus del cavolfiore. E questo non era scritto qui, è stato scoperto recentemente. L'introne, questo resta così. Ma il gene CRI non è tutto il gene CRI. A un certo punto, nella posizione 2448, è troncato. Cioè la delta tossina prodotta dal MON 810 non coincide con la delta tossina, ma è... diciamo il peptide è più corto, ciò nonostante ha un effetto comunque tossico, e probabilmente la stabilità in questa tossicità è forse proprio legata al fatto che per puro caso questa proteina è più corta. Qui un'altra cosa interessantissima, la trascrizione che dovrebbe andare da destra verso sinistra e interrompersi qui va da destra verso sinistra in questa direzione, quindi trascrive un pezzo del gene P5 ed è un open reading frame, cioè c'è una griglia di lettura aperta, è come dire Giovanni Figliuolo, posso leggerlo, se inizio dalla O, oi Vanni Figliuolo, dipende, è aperta la griglia di lettura, sposto una lettera e leggo una cosa diversa. Questo vale per tutto il settore della proteina P5 del virus, ma qui invece c'è una lettura in antisenso. La signori, di due parole, vi rendete conto? Cioè adesso lo so, ma loro devono capire. Stiamo a giocare agli apprendisti stregoni, altro che scienza precisa. Allora, che succede? Poi c'è l'intervento del presidente della provincia. Io ho finito, così recuperiamo un po' di tempo. Che succede? Recentemente è stato visto il prodotto di questa trascrizione, cioè gli RNA messaggeri. Non ce n'è solo uno. Questa proteina in un caso ha due aminoacidi in più, in un altro caso ne ha 14 in più, sempre la proteina CRI. Quindi c'è un'espressione non stabile di questo transgene. Nessuno ha fatto ancora sequenze del peptide, non so perché, non ho provato lavori, però per quanto riguarda gli RNA hanno fatto
le sequenze degli RNA, perché poi sono stati clonati gli RNA e quindi li hanno caratterizzati. Sì, insomma, questo transgene fatto di un gene chimerico interrotto, non si sa perché, che ha ricombinato anche i geni del genoma del mais, quindi cognite a sinistra e a destra, esatto, produce RNA messaggeri che non sono sempre dello stesso tipo e della stessa lunghezza. Beh, a me sì, viene il sospetto che questo evento abbia ricevuto un'autorizzazione che non meritava, anche se mi metto dalla parte dei pro OGM. Io chiudo qui, poi magari è meglio noi ringrazio.